Ciao. Loving you till we're 17. Come sono i cinema a Bangkok? Che super posto che ci abbiamo. I divanetti, la vostra coperta personale. Riso fritto con dentro l'ananas. Blam, 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 blam. Andremo al 63° piano di quell'edificio lassù. Buongiorno a tutti ragazzi, sto per andare in palestra e poi me ne faccio un bel tuffo in piscina. Guardate quanto è carino qui. Mi hanno detto che la palestra è qui. Ah, sono così di buon umore stamattina. Ho già visto che purtroppo in palestra non c'è tantissime robe, però c'è questa che è un po' più dilatata rispetto a come le faccio le trazioni, però almeno meglio di niente. Ci vediamo dopo l'allenamento che vado in piscina. Ciao ciao. E finalmente ci si fa un bel salto in piscina. Yuhu! Che pace ragazzi. Io mi faccio un pisolino e ci vediamo dopo. A più tardi. Buongiorno. Dopo che siamo andati a provare i McDonald's in Indonesia, andiamo anche a provarli a Bangkok. Siete pronti per provare il McDonald's bangkokchese thailandese? Già, vi faccio vedere che il nostro simpatico clown McDonald ha le mani in posizione capocca per dirci grazie. E già vediamo delle cose che non capiamo cosa sono. Però le assaggeremo, vero signore? C'è anche praticamente questa specie di apple pie con dentro però il curry verde. Quindi mi aspetto delle grandi cose. Vediamo se riusciamo a capire che cosa si tratta. Allora, è anche facile da ordinare. Ok, mangiamo qui, paghiamo in contanti. E cosa scegliamo? Vediamo un po'. Prendiamo le cose un po' più strane. Non lo so, sono molto indeciso. Assaggiamo sicuramente la chicken pie con dentro il green curry, che mi sembra proprio una schifezza atroce. Quantità 1, add to the order. E poi prendiamo uno di questi, direi, che è il riso, perché non mangiare il McDonald's al riso. Scegliamo il rice menu. Oh mio Dio, ce ne sono tantissimi, guardate quanta scelta che c'è. Io direi di prendere questo sempre col pollo, così abbiamo un po' di proteine. Allora, c'è anche il pesce, guardate, c'è anche la carne di vitello. No, prendiamo il pollo senza drink. E vabbè, qua me lo danno col drink. Adesso siamo a posto, il costo è di 88 cose, che sarebbe 2 euro e mezzo quindi circa. Andiamo a ricevere questa schifezza del McDonald's in Thailandia. Vabbè, dopo la mia esperienza a Bali ho veramente paura. Però io ho buona fede, almeno non sono ubriaco, il che secondo me non è una cosa positiva. Guardate che roba. Chi l'avrebbe mai detto che si potrebbe mangiare ste cose al McDonald's? Vabbè, assaggiamo. Io ho un certo timore. Che bello, abbiamo anche i vicini di tavolo italiani, quindi perfetto, mi conterrò. Un amico giapponese dice che è buono, lo assaggio pure io. Sa di pollo fritto normale, niente di che. Beh, non è male però, meglio di quello di in Indonesia di sicuro. Questo test è superato. Proviamo adesso la pie al green curry. È super oleosa, devo dire. L'esterno è tipo dolce e dentro c'è il curry verde, io non lo so. No ragazzi, questa fa una brutta fine. Anche il mio amico dice che è meglio il riso. Vabbè, noi ci vediamo dopo pranzo, ma io direi di andare a fare un pranzo serio adesso. Ma quando stavo per uscire ho notato che c'è il gelato al gusto di Dorian. E che me lo posso far sfuggire dopo che ieri sera me l'avete fatto mangiare? No no, adesso lo provo. Io c'ho un certo timore, spero che non sia di nuovo quella cremina burrosa, perché preferirei evitare. Però assaggiamo il gelato al Dorian. Ragazzi, siamo pronti? Puzza, puzzano un poco. Mamma mia, quanto ce n'è. Sembra tipo che ci sia un uovo crudo sopra. Fa veramente schifo. È tipo molliccio e oleoso, burroso. E poi c'è sotto il gelato che è freddo, ma questo qua sopra è caldo tipo. E l'unione proprio fa diventare il gelato meno freddo e proprio fa schifissimo. No, questo non si può mangiare. Questo proprio no, non lo provate assolutamente. O se lo dovete far mangiare a qualcuno, fatelo mangiare per penitenza. Ecco, potrebbe essere un bellissimo truth or dare. Vabbè, adesso andiamo a mangiare per davvero. Disguised in regalia and making the most of the most.
Adesso mi vado a gustare un pane da Paul, che è questa panetteria che adoro. Ogni volta che vado anche a Nice, in Francia, vado sempre in questa panetteria che è attaccata alla stazione, che mi piace tantissimo. Quindi mi farò un piccolo spuntino per recuperare da quel Dorian ice cream, che non voglio più quel sapore in bocca. Assaggiamolo. Oh, questo sì che è buono. Oh, i vestiti delle spose, guardate che belli. Mi è venuta voglia di mangiare una bella aragosta. Il re della Thailandia. Che figata, ragazzi. La spirale di muschio. Questo è uno dei miei ristoranti preferiti a Bangkok. Andatelo a provare. E adesso si mangia finalmente qualcosa di serio. Guardate che meraviglia questa pasta. C'ha un profumo veramente fantastico. Proprio... assaggiamola. È buonissima. Penso che anche la pasta sia fatta in casa. Infatti è un po' corta, ma è proprio buona. Post McDonald's era proprio il caso di rifarci con una buona aragosta. Direi che è un pranzo più dignitoso. Adesso mi mangio questo buon pranzetto e ci si vede dopo. Un abbraccio. E ragazzi, ho deciso di andare a cinema. Mi vado a vedere un bellissimo film. Cioè, non lo so se è un bel film, però L'isola dei cani, voi l'avete vista? Ho voglia di vedermelo e vabbè, inizia tra un quarto d'ora, quindi me lo vado a vedere. Tra l'altro, piccola curiosità sui cinema qua in Thailandia. Sapete che all'inizio di ogni film manda in onda un paio di minuti come messaggio promozionale del re e di wow, viva il re. Vabbè, era una piccola curiosità, così ve l'ho detta. Sembra di essere nella lobby di un hotel, ma questo è un semplice cinema, ragazzi. Guardate come sono i cinema in Thailandia. Un po' di popcorn. Quindi adesso ci andiamo a vedere questo. L'isola dei cani. In giapponese, Inukajima. Ma guardate quanto è figa la lobby. Cioè, rendetevi conto. È strafiga. Non sembra di essere in un cinema, eh. Ecco qua come sono i cinema a Bangkok. A parte che non c'è nessuno, ma guardate che super posto che ci abbiamo, non è strafigo? Cioè, guardate che cosa questi divanetti. Praticamente potete sedervi qui e, come se non bastasse, avete anche la vostra coperta personale. Ma che figata, vabbè, mi godo il film, L'isola dei cani, e ci vediamo dopo. Ciao! Vabbè, è finito il film, è stato bellissimo, ho riso tantissimo. Devo dire che secondo me per questo film c'è bisogno di sapere un po' di cultura giapponese, perché c'erano un sacco di scherzi e joke che erano proprio dentro la cultura, anche la lingua. Però mi ha divertito tantissimo. Tra l'altro, un cast di attori pazzesco che hanno doppiato questo movie: Ken Watanabe, Yoko Ono, ho letto di tutto. Quindi vabbè, magari se volete vi faccio una review. E guardate che cosa c'è qua, tutti i gadget di Kumamon, che, se non lo sapete, è la mascotte di Kumamoto, quindi della prefettura di Kumamoto. Guardate quante cose ci sono. Non sapevo che avesse questo successo anche in Thailandia. Adesso prendiamo la barchetta per andare al mercato. Siete pronti? Eccoci arrivati a Asian Teak. L'ultima volta che ero venuto qua era con Shintaro tantissimi anni fa. Oh mio Dio, qua c'è la Japan Town. Guardate, sembra di essere in Giappone. Comunque questa parte è piena di mercato, è molto divertente, ve la consiglio se venite. Guardate, c'è la shabu shabu. Non so se a voi vi ispira il gelato in un pane dell'hot dog. A me non molto, però boh, magari è buono. La giraffa con l'apparecchio. Quanto è figo questo mercato. Poi ci sono un sacco di cose per fare aromaterapia, veramente tantissime. È super cheap perché costa veramente poco, ma è veramente interessante. Che profumo, ragazzi, veramente caruccio. E ovviamente si possono fare bargain, nel senso potete cercare di farvelo dare ancora per un prezzo più economico. Però devo dire che costa già poco così. Degli amuleti, portafortuna. Guardate quanti saponi che ci sono. Questi costano meno di un euro, ma guardate
come sono meravigliosi e carini. C'è anche a forma d'uva le luci di Natale. Sapete che carino anche farci un bel albero di Natale con queste luci? Non sarebbe male. Così è un po' più esotico, non lo so, a me ispirerebbe. Oh, la baby pantera rosa, guarda che carina. Guardate che belle anche queste. Devo dire, un sacco di addobbi fantastici per la casa. Ma solo a me gli elefanti rosa mi fanno pensare a quel triste elefante rosa di Inside Out. Sto ancora piangendo dentro. Voi l'avete visto? C'è Pikachu. Ciao Musi. Riso fritto con dentro l'ananas, che io adoro, della cucina di Thailandia. È arrivato anche il curry piccantissimo al pollo rosso. Vabbè, io mi gusto questa cena e ci vediamo dopo. Ciao. Passate 3 ore, sta ancora cantando la stessa canzone, mannaggia. Guardate che figo questo ristorante che c'è su questa barca. La prossima volta che vengo qua ci vado. Sembra divertente. Poi c'è anche la band che suona. Guardate che figata. I cuochi che cucinano direttamente lì. Sembra proprio carino. La gnocca di bambù laggiù, che non si inquadra. Se volete un video qua la prossima volta che vengo a Bangkok, ditemelo, ragazzi. Andremo al 63° piano di quell'edificio lassù. Lo riconoscete? Era nel film Hangover. Siamo in un marchetto notturno, in un night market, che vende un po' di tutto, diciamo, dal cibo a vestiti, anche i takoyaki ho visto prima. Vabbè, ci stiamo dirigendo adesso al 63° piano per andare a vedere questo bar. E vabbè ragazzi, si è fatto il momento di tornare a Tokyo. È stata una bellissima vacanza. Spero che vi siete divertiti. Purtroppo mi è finita la batteria ieri, quindi non vi ho potuto far vedere la cena, ma è stata una figata, ve lo assicuro. Un abbraccio e ci vediamo a Tokyo allora nel prossimo video. Grazie sempre per guardare questi video. E ho trovato l'appartamento che mi piace in Thailandia, quindi ve lo farò vedere probabilmente la prossima volta che torno qua, perché tornerò in Thailandia tra 2 settimane che vado a Phuket, e poi dopo tra un mese che, vabbè, dovrò stare qua 2 settimane, quindi vi terrò aggiornati. Un abbraccione e grazie veramente sempre per vedere i miei video. Vi voglio bene, ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.